Mi scuso per la qualità della luce, però purtroppo è così. Attenzione, siamo al terzo minuto di recupero. La Juve ha appena realizzato il gol che definiremo un po' della sicurezza con Ramsey. Su azione, forse la prima bella iniziativa che ha avuto Ronaldo, il passaggio per Cuadrado a tagliare tutto il campo. Era un momento in cui la Juve stava soffrendo un po', perché, come avevo detto durante la diretta di Facebook, la Juve aveva speso molto durante il primo tempo ed era anche normale che non potesse tenere questo ritmo anche nei secondi 45 minuti. Effettivamente dalla metà del secondo tempo in avanti c'è stato un normale, naturale, logico ritorno della Sampdoria, che però sostanzialmente non ha mai impensierito la porta di Szczęsny. Però sapete com'è il calcio, no? Tu hai una partita in totale controllo e poi può succedere che basta una distrazione se sprechi troppe occasioni o se comunque non riesci ad arrivare lucido sotto porta, come è capitato alla Juve in questa partita, seppur dominata tatticamente e tecnicamente, è chiaro che puoi rischiare di compromettere tutto. E la Juve, lo sapete benissimo, non può, non potrebbe mai, ma a maggior ragione in questa stagione, in questo momento di stagione, non può permettersi di sbagliare le partite dal punto di vista del risultato. Le può anche sbagliare tecnicamente e tatticamente, ma anche sporche le deve portare a casa per un'estrema necessità di punti. Sta chiudendosi la partita con tanti cambi, tra l'altro è stato Bernardeschi, è entrato Alexandro, è uscito Bentancur che era a rischio rosso e comunque potrà giocare la partita di Coppa Italia con tutta tranquillità perché salterà la sfida con la Roma in campionato. Vediamo ancora la Juve attaccare. È chiaro che adesso il gol di Ramsey ha rinfrancato tutto il gruppo e ha battuto ovviamente il gruppo della Sampdoria. Però direi che a conti fatti si può parlare di una vittoria assolutamente meritata dalla Juventus, assolutamente meritata. Si è vista molta compattezza, si è vista velocità nel pensiero e nell'esecuzione, soprattutto nel primo tempo, la buona occupazione di tutti gli spazi, il controllo della gara. Ecco, è emerso come dato molto importante questa sera il controllo della partita, che ha riportato un po' indietro col tempo. Ecco, direi che forse il primo tempo è stato il migliore disputato dalla Juve. In questo momento l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Il primo tempo è stato il migliore disputato dalla Juve e complessivamente si può parlare di una delle migliori partite giocate dalla Juve quest'anno. Mi direte voi, non è difficile aver fatto meglio di altre volte. Sì, vi do in parte ragione, ma è anche vero che questo è un segnale importante. Al di là del punteggio, che era assolutamente necessario, lo ripeto, per la formazione di Pirlo, l'altro dato confortante è un'altra partita senza subire gol, un'altra partita senza subire gol e se non vado errato è la terza consecutiva, praticamente la vittoria sul Napoli in Supercoppa, poi la vittoria contro il Bologna in campionato e quella di questa sera, quindi anche questo è un dato che fa, come dire, morale, carattere, autostima. E soprattutto una partita tenuta effettivamente in totale controllo. Sicurezza, determinazione, ci vorrebbe un pochino di più lucidità nell'ultimo passaggio, magari proprio in fase realizzativa, per evitarsi magari della sofferenza sul finale degli incontri, però è una Juventus che sta riprendendo la sua strada. Bisogna sempre esaminare una partita per volta, lo sapete, non si devono mai trarre conclusioni affrettate e soprattutto definitive, anche perché c'è tutto un girone di ritorno da giocare. Le note dei singoli: mi è piaciuta tutta la Juve questa sera, mi è piaciuto molto Arthur, sta crescendo questo suo processo di apprendimento di ruolo da regista basso, sta imparando a verticalizzare, ad accelerare anche il gioco, poi è anche sempre difficile portargli via la palla quando la copre bene. Bene Cuadrado, bene Chiesa, bene Chiellini, che credo che sia, lo ribadisco, forse l'acquisto più importante di questa stagione. Stiamo parlando di un 36enne che però nell'ultimo anno e mezzo praticamente non ha mai giocato. In questi casi si dice, sempre toccando ferro, tutto quello che volete, che un giocatore guadagna un anno di carriera e direi che si è rivelato fondamentale il suo ritorno in campo. E allora io dico tutti bene. Tutti oltre la sufficienza, tutti ampiamente oltre la sufficienza, e secondo me sufficienza non meritata globalmente da Cristiano Ronaldo. Altra partita abbastanza giù dal punto di vista atletico, gli è mancato il passo
ha sbagliato due controlli importanti proprio nel momento cruciale nel quale lui di solito fa esplodere tutta la sua potenza e tutta la sua sicurezza. Voglio pensare che stia lavorando perché non filtra nulla. Ragazzi, ve lo garantisco, non filtra nulla, sono cambiati i tempi. Voglio pensare che stia lavorando dal punto di vista atletico, una sorta di supplemento di lavoro atletico per farsi trovare pronto, direi già tra una quindicina di giorni quando riprenderà la Champions. Voglio pensare che sia questo, perché altrimenti sarebbe, tra virgolette, abbastanza preoccupante vedere un Ronaldo così. Poi è umano anche lui, al di là di tutto quello che si dice. E quindi ci può stare un periodo, non un momento, perché adesso stiamo parlando di un periodo di appannamento anche dal punto di vista atletico, anche dal punto di vista atletico. L'avete vista la partita, soprattutto perché vi descriva i frangenti nei quali si è vista questa carenza da parte di Cristiano Ronaldo. Comunque è tutto, anche perché dobbiamo essere veloci. Nel post partita, Juve batte Sampdoria 2-0, Juve che resta a 7 punti dal Milan, sta scorrendo in questo momento la classifica e c'è sempre la partita da recuperare. Al prossimo video iscrivetevi al canale. Ciao!